Carissimi amici della Prognotomia, buona domenica. Oggi recuperiamo una promessa disattesa perché qualche settimana fa avevo promesso una rasatura monotematica o monomarca, chiamatela come volete. Allora, cosa succede? Che praticamente sono arrivati dei rasoi nuovi, che delle cose nuove da provare, quindi ho dovuto rinviare. Ma lo facciamo oggi. Se vi ricordate, la precedente rasatura monomarca era Wilkinson, quando ho presentato il Wilkinson Classic nuovo, che tanto ha fatto discutere i rasatori. A me piace, lo trovo un rasoio assolutamente valido per quello che costa, e quindi ribadisco il giudizio. Cioè non capisco tanta prevenzione verso questo prodotto, che comunque è un prodotto, secondo me, di qualità a un prezzo effettivamente basso. Comunque, parliamo di oggi e rimaniamo in casa Wilkinson, perché, come voi sapete, chi mi segue su Facebook, qualche settimana fa ho acquistato a un'asta, è una gran fortuna perché sono cose che capitano veramente di rado, un prodotto nuovo, anni 70. Questo è nuovo, cioè questo qua ha i segni del tempo, ma non è mai stato utilizzato. E i wicchi sono sticky. Questo è un rasoio che non è particolarmente pregiato. Però è un rasoio che ha un suo valore perché è stato prodotto in pochi anni, dal 69 al 73, quindi 4 anni, poi basta. Chi me l'ha venduto, io poi mi sono informato, è uno che ha ereditato in qualche modo un negozio che vendeva questo prodotto e si è trovato in casa l'oggetto, mai aperto. Chiaramente è un oggetto che ha 45 anni, quindi come minimo, quindi i segni del tempo li ha, vedete in bianco, però è mai stato usato. Addirittura adesso lo apriamo insieme. Io l'ho danneggiato, non il prodotto, l'ho danneggiato la scatola perché sono un cretino, l'ho fatta cadere. E vedete, qua c'è un danneggiamento, è mio, ce l'ho fatto io. Dentro c'è la sua libretta di istruzioni, immaginatevi cos'erano i rasoi, e nella scatola le sue ramette. Io ho già provveduto ad armare il rasoio perché questo video è una ripetizione, in quanto avevo iniziato a farlo, poi è successo un inconveniente in casa, ho dovuto riniziare. Ma il rasoio è già armato, ve lo faccio vedere adesso, con una lama, tra l'altro, originale. Io ho aperto il pacchetto che era dentro la confezione. Vi dimostro che è così, nel senso che qua è la carta e il rasoio sticky è armato, vedete, con adesso l'autofocus mi fa un po', è armato con la sua lametta. Ora è affascinante perché mai usato. Lamette originali dell'epoca, le istruzioni. Cioè, uno con le istruzioni. Quindi io ve le mostro la storia dell'azienda, 200 anni, si parla di qualità, tutto quanto. La precisione della rasatura, la funzionalità, la sicurezza. Qua si parla della custodia, che era stata pensata per il viaggio, perché io mi porto il rasoio con dentro le lamette. Pensate com'era la cura delle cose, no? Pensate a questo che è un rasoio non pregiato. Però è un rasoio già diciamo di livello, non era un rasoio entry level, secondo me, eh? Non lo so. Come radersi. Lavare bene il viso, sciacquare con acqua, usare lo stick e il sapone, schiumare per 2 minuti, consiglia. Assicuratevi che la lama, no? Come radersi proprio? E poi come pulire il rasoio? Tutte cose che oggi io non ho mai, cioè, magari sì, magari io però non ho mai notato un libretto del genere, anche su rasoi da 300 euro. Allora, quindi sono sticky, un po' di storia. Perché è importante? Perché intanto, come dicevo, è stato prodotto da pochi anni. Perché sticky? Faccio veloce, vado, accelero. Perché è di metallo, come vedete, e polimeri. Questo polimero era stato pensato per essere aderente e grippante, quindi sticky.
al contatto con l'acqua, progettato da un noto designer britannico che, se non mi sbaglio, si chiama Grange, che ha fatto anche le penne Parker e alcune macchine fotografiche della Kodak, quindi un designer importante, quindi un oggetto di design. Meccanismo, vedete nuovo, proprio meccanismo molto molto fluido a farfalla. Perfetto, spiace quasi usarlo, ma sa da fa, non si può esimersi. Allora, monotematica, io ho provato a cambiare un po' le cose della volta scorsa, perché sennò diventa noioso, nei limiti del possibile ovviamente. L'unica cosa che è uguale è il pennello, perché è sempre quello. L'altra volta usavo il sapone, no? Stavolta usiamo la crema Wilkinson, Razor Crema. Oggi vedete quello è freddo, perché è più freddo. Io mi sciacquo il viso. Spero di non imbrattarmi anche la felpa. Barba lunga, eh? Questa barba ha 4 giorni e mezzo. Allora, prendiamo. Facciamo un montaggio in viso, dai. Prendiamo la nostra crema, ancora da aprire. No, no, sono io che ci vedo male, non l'ho mai usata, vedete. La mettiamo un po' nel pennello di maiale della Wilkinson. Iniziamo a vedere come va. Mi apro un attimo di più. Po' d'acqua, fondamentale. Il montaggio prende subito. Basica ma facile da montare. In Italia è difficile da trovare, io l'ho trovato in Germania questa, però ecco qua. Iniziamo con il riverso del pelo. Vediamo se è sticky. Se non. Con la sua lametta originale, ma sembra essere molto dolce. Vediamo poi cosa porterà via. Che non la mette di 40 anni, 45. Un rasoio molto dolce, effettivamente si tiene bene in mano. Così a pelle la lametta non sembra tagliare un granché, ma neanche non taglia, cioè voglio dire, non sembra delle più aggressive. A pelle, e poi non l'ho ancora toccato.
Allora, adesso finiamo il pelo e poi verifichiamo. C'è anche da dire che questa era una barba importante, eh. Allora sì, c'è ancora un po' di barba, ma ne ha tolta, quindi ha funzionato. Sembrava di meno. Però essendo molto dolce, questo rasoio fatto per la rasoio quotidiana, eh. La Wilkinson l'ha pensato per quello. E sul libro di istruzioni c'è anche scritto. Insaponiamo per il nostro contropelo, cioè per obliquo, che come voi sapete ormai a memoria, per me in alcuni punti è il contropelo. Ecco qua. Scorre molto bene adesso, eh? Lo vedete anche voi. Ma anche prima scorreva bene, però l'impressione era che scorresse sopra il pelo. In realtà non era così, perché ne ha portato via tanto. Era appunto un'impressione. Chiaro, non è un rasoio che morde. Ma va meno male, no? Volete mica farvi male. Io, come voi sapete, sono contrario all'esasperazione della grassività del rasoio. Cioè, io ne ho un centinaio, colleziono rasoio, come voi sapete. Quindi io praticamente, non dico tutti, ma ho provato le varie tipologie di aggressività, che non è altro che, secondo me, la distanza fra la lametta e il pettine, no? E posizione della lama. Ora, è vero che è affascinante utilizzare un rasoio molto tagliente, molto con la lama molto esposta. E può anche essere una prova di bravura. Però, per la rasatura normale, perché uno deve stressarsi, no? Io faccio questo ragionamento. Io mi rivolgo a un pubblico che non è di collezionisti. O magari sì, però in generale no. Uno che mi dice che rasoio devo comprarmi? E io non posso dire di comprare il rasoio tanto perché se no questo poi magari trova male. Almeno questo è come la vedo io. Allora, facciamo ancora una passata di ha già portato via tutto, eh? Una leggera passata di contropelo, quello vero, insaponatura leggera.
questo contropelo in una rasatura quotidiana e non didascalica come questa potrebbe essere evitato. Nel senso che non c'è più niente. Quindi il discorso che facevo io era quello lì. Cioè, se uno mi dice, guarda, Marco, io voglio un rasoio con cui divertirmi a vedere quando sono bravo a maneggiarlo. E io gli dico, guarda, non c'è problema, ce ne sono di cattivissimi, tra virgolette. Ma uno che mi dice, io voglio un rasoio per rasoio tutti i giorni, ogni 2 giorni. Perché gli devo dare in mano uno strumento che ti crea problemi? Non è una gara, eh. Poi, se ci vogliamo divertire, anzi, io sono il primo, facciamolo. Ma un conto è il divertimento, il gioco, un conto è la rasura quotidiana. Anche perché qua voglio rispondere a un amico che mi ha contattato in privato e mi ha detto, ma io ho provato il Vinjager e il Muller 89, addirittura mi dice, guarda, fatti gentile, ma non mi tagli abbastanza. Tanto qui non c'è più niente. E io gli ho detto, guarda che se non mi tagli abbastanza, perché tu hai un errore nella tecnica, o usi una legge sbagliata, perché è impossibile. Con un Elvin Jagger, tu devi, se sei un buon rasatore, ottenere la rasatura perfetta. Non ci sono santi, cioè è così, si ottiene. Poi ci vuole tempo, tecnica, la pelle di abituarsi, mi sciacquo un attimo il viso. Tutte le giuste indicazioni sono valide. È inutile pensare di partire e le prime volte ottenere le rasature perfette. Non sarà mai così. A meno che uno non sia un fenomeno, un talento naturale della rasatura. Io ci ho messo anni per arrivare a certi risultati. Ma non perché sono scemo, perché la mano si fa, la pelle si fa, no? La pelle diventa, si adegua a questo tipo di rasatura. Quindi calma ragazzi, cioè, prima di cambiare rasoio, cambiate, cioè, aumentate la pratica. Eccoci qua. Allora, che dire, Sticky, a me è piaciuto molto perché con le sue lame originali, su una barba di 4 giorni, mi ha fatto un lavoro come si deve. Chiaramente, un rasoio, scusate, sono un po' loco, vintage, e niente, praticamente. Questo rasoio è adatto a una rasura quotidiana, come dice le istruzioni della ditta. L'oggetto è di grande qualità, secondo me, e lo si vede dal fatto di come questo oggetto si regola. Ha una scorrevolezza nel meccanismo che è impressionante. È proprio quasi pastoso, e poi l'impressione che si è fatto di materiali di grande qualità, anche se non eccelsi. C'è un rasoio che secondo me l'uomo del 72-73 poteva tranquillamente scegliere come rasoio di riferimento. Sticky. Per il resto, la crema della Wilkinson è ottima, monta molto bene. Nonostante un pennello, come dire, che ce ne sono di migliori, eh? Perché poi non è che sono tutte, le cose bisogna dire come stanno. È un buon maiale, un maialino, insomma, pennello così, insomma, ce ne sono di migliori. Però il suo lavoro lo fa, non si può dire niente. Con la crema poi monta, che è un piacere. Dopo barba. Avevamo usato il Wilkinson Classic l'altra volta, ho trovato l'Ocean, sempre Wilkinson, tanto per cambiare.
A me sembrano molto simili. Però ci sarà una differenza. Sono io con il naso un po'. Questa sinusite che mi crea questo, anche questo raspino, no? L'otorino, infilato una fibroscopia, mi ha trovato tutta la sinusite. E l'infiammazione, adesso vi faccio un po' gli affari miei, delle non adenoidi, ma artenoidi, comunque praticamente la dovuta al reflusso, perché poi ne è sempre una. Diciamo che quelli che fanno la vita sana sono altri. Ecco. Comunque, speriamo di sopravvivere. Allora, quindi, classico anche questo qua. Molto molto retro, anche se questo qua è ancora in vendita. E quindi niente, adesso io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona domenica. Prossima domenica potrei dover saltare l'appuntamento, ma potrebbe anche esserci una sorpresa. Una sorpresa potrebbe, perché non posso garantirvi niente, da molto molto lontano. Buona domenica a tutti.